E ora vogliamo regalarvi delle immagini davvero spettacolari, grazie al nostro Carlo Paris che è salito sull'Etna per raccontarci un'intera settimana di attività sportive che sono state svolte in una splendida cornice, proprio ai piedi del vulcano. Vediamo. Oggi Dribbling proverà a farvi vivere un'esperienza veramente unica. Si può vivere soltanto qui, in nessun'altra parte al mondo. Allora, alle mie spalle l'Etna che è in piena attività proprio in questi giorni. Vedete che c'è la neve e attorno all'Etna, sull'Etna, si possono vivere delle esperienze sportive, delle pratiche sportive incredibili. Un fascino che è veramente da non perdere. La fulgida neve e l'orrido fuoco. Così il poeta dell'antica Grecia Pindaro descriveva lo spettacolo che si presentava ai suoi occhi e che, dopo secoli, ammiriamo anche noi in tutta la sua potenza espressiva. Dalla sua comparsa sulla terra l'uomo è rimasto sbalordito, confuso, intimorito di fronte a spettacoli di tale forza e bellezza. Oggi questa attrazione a livello mondiale è diventata anche palcoscenico di attività sportive. Lo sport non è soltanto quello delle Olimpiadi o quello delle grandi competizioni, lo sport è anche quello spazio che il singolo cittadino riesce ad occupare come questa grande area naturalistica e questo grande, diciamo, bene dell'umanità che è l'Etna. Il vulcano viene dunque visto non più come un mostro che intimorisce la popolazione, ma anzi come ricchezza naturale che produce in termini di turismo. E il turismo è anche sportivo. Fuoco e neve gemellati, amici dell'uomo che si diverte, che ottiene benessere fisico e mentale dalla natura. Una natura che in questo luogo di magia muta continuamente. Per darvi un'idea di quello che è l'attività vulcanica, bene, questa montagna che vedete alle mie spalle, dove fino a poco fa c'erano dei ragazzi con lo snowboard, bene, prima del 2001 non esisteva, c'è stata una eruzione, in una settimana è nata questa montagna. I miracoli della natura. La montagna, che nella storia ha ispirato la mitologia, i poeti, i viaggiatori, oggi viene attraversata dalle ciaspole, gli sci da fondo e discesa, dai rampini degli escursionisti, le ruote delle mountain bike. L'orrido fuoco e la fulgida neve diventano scenario mozzafiato per chi oggi sale fin qui per praticare uno sport, per vivere la natura, anche quella più selvaggia e talvolta inquietante. Ma è sempre lei la padrona, lei, la grande montagna, che da 500.000 anni detta la sua legge su tutto ciò che le sta attorno.